Via con la diretta! Via con la diretta! Eccoci qua! Per la serie Canta che ti passa! Andiamo subito con la musica! Che confusione! Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene. Sarà perché ti amo, io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega. Sarà perché ti amo. Ancora non lo so.
Vattene odore! Benvenuti! Ciao a tutti da Vittorio Castellesi, ben ritrovati nella puntata di oggi di Radio Show Yo 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 Yo! 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 Io! 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 Meno... Chi cantava era Raffaele, vi dico semplicemente che era Raffaele, io stavo facendo finta di cantare, perché Raffaele gli piace cantare e si mette lì, e trottolino amoroso, du 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 da da da, trottolino. Buonasera, buonasera Raffaele, buonasera, come stai? Buonasera a tutti! Oh, finalmente, dopo un po' di tempo che non ci sentiamo, finalmente eccoci qua! Ecco qua! Eccoci qua! E allora, come stai innanzitutto? Sto molto bene! Comandante! Sta molto bene il bambino! Va bene, va bene. Benvenuti a tutti quanti i nostri amici, ben collegati. Oggi siamo a lunedì, nuova settimana, 28 marzo 2022. Andiamo prima di tutto ricordando che la nostra trasmissione, che cos'è Radio Show? Raffaele, ricorda come funziona Radio Show, spiega agli amici. Che come funziona? Sapere. Di come funziona Radio Show? Allora. Dovete fare dei saluti, dei auguri compleanni. Se dovete fare dei saluti, degli auguri, potete chiamarci oppure lo fate nei commenti, così devi dire. E noi facciamo gli auguri. Bravo. Poi facciamo un bel trattenimento. Cos'è che fai? Vi teniamo allegri. Cos'è che fai? Un bel trattenimento per stare un po' su di morale, allegria, un po' di allegria, un po' di intrattenimento, giusto per non stare a pensare sempre alle solite cose, insomma basta, un po' di modi di dire in dialetto tranese, un po' di proverbi, quel che non sai parlare l'italiano ti sbriga e parla tutto in dialetto. Vogliamo mettere il tedesco. Bravo. Ok, va bene. Però adesso dobbiamo fare la presentazione della rubrica Accade Oggi. Prima di fare la presentazione, la facciamo come tu sai, no? Con la musichetta, la tua sigletta. Va bene la tua sigletta? Sì. Va bene. Ibramovic. Ma c'è dai? Ibramovic. E chi è Ibramovic? Giocatore del Milan. Ma quello è Ibrahimovic, non lo sai ancora nominare, ma possibile mai? Non hai ancora imparato a nominare il tuo cantante preferito, campione. No, cantante, il mio giocatore preferito. Dovresti dire Ibrahimovic si chiama. È il nome, lo sai? Ibramovic. No. Si chiama il nome. Ibramovic. No, quello è il cognome. Ibrahimovic è il cognome. Il nome lo sai qual è? Zem con una Z. Però non mi ricordo. Zorro. Zorro. Si chiama Zorro? No? Ah, Zorro. Zord. Ah, io lo sai, faccio Zord. No. È Zlatan Ibrahimovic. Scusami. Zlatan Ibrahimovic. Vabbè, lasciamo stare, dai. Sigla. Accade oggi. Sigla. Vai. Vedo al stanziato man Vittorio Cassini. Cos'è che hai detto? Ladies and gentlemen, Vittorio Cassinesi presenta Radio Show. Yo. C'è dai, ustrenutate, salute. Grazie. Ecco a voi. Vittorio Cassinesi presenta Radio Show. Yo. Co-condotto da Raffaele, Cantese Bambeach. È il barone. Tu mi pensi anche con la partecipazione del barone in tournée. Bravo. Ecco a voi.
accade oggi. È lunedì 28 marzo 2022, la Chiesa ricorda San Sisto III e San Gontrano. La luna è calante e il proverbio che abbiamo scelto per oggi è «Ambasciatore non porta pena». Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 in Germania, Jakob Schaffer sviluppava una delle prime macchine lavatrici per indumenti della storia. Nel 1864 Tiziano Zalli fondava la prima banca popolare italiana. Era la Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi. Nel 1930, per disposizione del presidente Mustafa Kemal, le città di Costantinopoli e Angora cambiavano nome in Istanbul e Ankara. Nel 1944 una caduta costringeva a letto Astrid Lindgren, che in stenografia iniziava a scrivere le storie di Pippi Calzelunghe in vista del compleanno della figlia. E nel 1969 arrivava nei negozi il singolo Acqua Azzurra Acqua Chiara di Lucio Battisti, uno dei suoi successi sempreverdi. Ai premi Oscar, nel 1977 il miglior film era Rocky con Sylvester Stallone e nel 1993 Hollywood celebrava il regista italiano Federico Fellini con il premio alla carriera, una carriera durante la quale aveva vinto per 4 volte l'Oscar per il miglior film straniero. 25 anni fa, nel 1997, nell'Adriatico una carretta del mare carica di profughi albanesi entrava in collisione con la corvetta Sibilla della Marina Militare Italiana, uccidendo 108 persone. E 15 anni fa, nel 2007, la CEI diffondeva una nota pastorale contro le unioni di fatto e quelle omosessuali, pur confermando il rispetto verso la dignità di ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale. È il momento degli anniversari di nascita del 28 marzo. Nel 1515 nasceva Santa Teresa d'Avila. Nel 1914 l'economista Guido Carli, ex governatore della Banca d'Italia. 100 anni fa, nel 1922, Felice Chiusano, cantante del quartetto Cetra. Nel 1946 l'insegnante Teresa Sarti, cofondatrice di Emergency. E nel 1950 il cantante e autore Claudio Lolli. Inoltre nascevano in questo giorno anche l'attore Massimo Bonetti, nel 1951, il ciclista 2 volte vincitore del Giro d'Italia Ivan Gotti, nel 1969, l'attrice Julia Stiles, nel 1981, e la cantante e attrice Lady Gaga, nata in questo giorno nel 1986. Oh. Bene, era l'ultima segnalazione per il 28 marzo 2022. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere sul sito accaddeoggi.it. Accaddeoggi.it è la rubrica che apre ufficialmente la puntata di oggi di Radio Show, lunedì 28 marzo 2022. Ambasciator non porta bene. Che significa, Raffaele? Tu che sei bravo e sai tutto, eh? Che significa? L'ambasciator non mette da buon. Va bene, va bene. Fatemi fare un po' di saluti alle persone che si sono collegate. Magari se c'è qualcuno in questo momento che ci scrive un commento, ci farebbe anche piacere. Vabbè, allora partiamo subito con ricordare che se volete partecipare con la nostra trasmissione potete farlo. Potete farlo con il nostro con i commenti nella chat in questo momento sulla pagina in diretta. Poi se volete potete anche inviare i vostri messaggi o audio o a video, come vi piace, insomma, potete farli tranquillamente al 347-6215-614. Quindi siamo in diretta in questo momento, intratteniamoci piacevolmente con qualche canzone, con qualche augurio, con qualche saluto. Beh, devo innanzitutto aprire ufficialmente la puntata di oggi salutando e ringraziando per la loro straordinaria, partecipazione. Molti amici che ieri sono intervenuti alla partita di calcio Trani Grumese, che ha vinto per 9-1. 9-1 ha vinto il Trani ieri, Raffaele. 9-1 il Trani maschile. Ti è portica! Mentre la Puglia Trani del calcio femminile ha vinto contro la Catania 12-1,
ha vinto 12-1, quindi ieri giornata davvero di grandi gol, una valanga proprio, che devo dire, di gol bianca-azzurra, molto bella, mi è piaciuta questa cosa. Abbiamo fatto una bella diretta ieri e vi preannuncio che la potete trovare sul mio canale YouTube, se volete, se potete dategli un'occhiata, e se volete potete anche tranquillamente mettere un bel mi piace. Poi sono andato a trovare il mio caro amico Fabrizio alla pizzeria Il Carosello, dove c'era il bambino Fernando con la mamma Anna. Sono andato a farmi la pizza e giustamente mi sono soffermato perché ha detto il bambino alla mamma: ma quello è quello che dice Radio Show io, e io ho detto sì, sono io, e gli ho fatto un video, adesso ve lo faccio vedere. Ecco Fernando, e poi andiamo con la musica, va bene? Vai con il video e salutiamo Fernando. Ciao Fernando, vai. Ragazzi, sono alla pizzeria Il Carosello a Trani, in via Gisotti, angolo via Malcangi. Venite che la pizza è buona. Guardate questi ragazzi, questo ragazzo qui, non questo ragazzo, questo si chiama Fernando e questa è la signora, la sua mamma, e questo che sta sfornando la mia pizza si chiama Fabrizio e tutto il resto dello staff. Allora vogliamo dire una cosa, Radio Show, io, vai, prendi là, aspetta, Radio Show, io, avete sentito? E voi fate come noi, saluta a Carmine. Ciao Carmelo, saluto Alfonso, saluto a tutti. Salutiamo ovviamente a tutti i nostri amici, li abbiamo incontrati sabato scorso, anzi approfitto per salutare anche gli altri che erano alla pizzeria Il Carosello, dove si trova? In via Gisotti, angolo via Malcangi. Mentre adesso mi sono sentito proprio qualche minuto fa, prima di iniziare la trasmissione, con il nostro caro Enzo Laberinto. Ci colleghiamo a Sesto San Giovanni con la sua musica. Lola! Vai, balla! Vai, Raffaele, balla! Ballo, Raffaele, balla! Ballo, Raffaele, balla! Oh yeah! Raffaele! A ballo, Raffaele! Balla! Balla questo mambo! Mambo! Raffaele, balla il mambo! Mambo, mambo, mambo! Vuoi venire con me a Cuba? Nella vecchia Cuba si ballava il mambo, sigari Havana per un di un certo rango, il suono della tromba, il ritmo della conga, mentre in America già c'era il Charleston. Cosa fai a scuola? Forse balli il Charleston? Manca solo un'ora, dove vai? Io non lo so. Non so se ricordi un vecchio brano. Lola, Lola, come andare a scuola? Brigante! Ballare il mambo con la tua ragazza, vai, vai! Stai attento però, Vittorio, agorrati il sopra e la stracca. Delicato, delicato, ehi! Nella vecchia Cuba si ballava il mambo, sigari Havana, per un di un certo rango, il suono della tromba, il ritmo della conga, mentre in America già c'era il Charleston. Cosa fai a scuola? Forse balli il Charleston. Manca solo un'ora, dove vai io non lo so. Non so se ricordi un vecchio brano. Lola, Lola, cosa impari a scuola? Ehi! Buon divertimento!
porta Enzo Laberinto. Oh, che ciao, bello, ciao. Che Midley, che bel mambo, allegro, spensierato, così vi voglio, così, così. Bene, 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 fatemi dare un'occhiata se ci sono messaggi su WhatsApp. Vi ricordo comunque che potete inviarli al 347-6215-614. Questa mattina mi è arrivato un messaggio dal gruppo Radio Show. Guardate questo messaggio, questo video, che è molto divertente. Molto divertente, e poi allo stesso tempo il numero è il 347-6215-614. Eccolo qua, vi faccio vedere questo video, che è veramente una cosa incredibile. Il modo per fare il tappetino a casa, il tapirulan, sai che cos'è, Raffaele, il tapirulan, lo sai? Il tappeto rulan. Un tatuaggio. Vabbè, dai, lascia sta. Vai lì, gioca una cosina d'acqua. Vediamo che cosa combina. Va scalizzando, va scorregare, va alisare. Ecco. Pronto. Tá feita a sua esteira. Só isso. Come si va a fare esercizio? Sapone. Vai. Aí, você faz o exercício, vai. Meia horinha, né? Com meia hora você tá com a barriguinha seca, bonitinha, não precisa se preocupar. Pode aumentar a velocidade se você quiser. Você aperta aqui no botão. Vai aumentar a velocidade. Vai aumentando. Quanto mais você apertar, mais você correndo. Bello, bello. Questo è il modo, diciamo, casalingo per fare ginnastica in casa. Stava calma e citca, io c'è l'undei e tengo cazzo alla mers. Questo ovviamente sono i nostri amici che ci mandano i messaggi nella nostra chat di WhatsApp. Salutiamo tutti i nostri amici del gruppo, mentre volevo anche salutare alcuni nostri amici che hanno iniziato con vediamo un po' che dice Nicola De Lucia. Speciale collage, prima tappa del campionato nazionale di Puglia basking. Oh, bene, bene, bene. Quindi è iniziato il basking, il torneo è già iniziato credo che abbia avuto un bel successo, un bel risultato. Complimenti al nostro simpaticissimo Nicola De Lucia. Un saluto a Cosimo Tota. Ehi, Cosimi, buonasera Cosimo. Ti saluta anche Raffaele. Ciao Raffaele. Buonasera Cosimo. Saluta il nostro caro Giuseppe Ferrara. Buon inizio settimana. Ciao Giuseppe. Poi chi altro c'è? Vediamo un po'. Un saluto al nostro caro amico Gianni Parisi, presepista d'eccezione, artista. Un saluto a Michele Cassano e Nicolò Palmieri. Tra un po' faremo gli auguri, non vi preoccupate, state tranquilli che adesso sto preparando per farvi gli auguri. Un saluto al mio amico Nicola Dragonetti. Ciao Nicola, buonasera. Un saluto alla nostra simpaticissima, fantastica Anna Landricina. Buonasera Anna. Ciao Anna. Ciao Anna. Un saluto anche da parte del nostro Raffaele. Vediamo chi altro dobbiamo salutare. A Wendo Cana. È un cane protagonista. Non l'ha fatto. Fallo salutare al cane. Ciao Paco. Portalo qui a salutare. Fallo salutare il cane. Il cane sempre. Perché viene di nuovo. Quella abbaia perché vuole salutare, capito? Vuole salutare. Tu non lo saluti. Vabbè, allora non l'hai fatto salutare. Vabbè. Mo che viene, portalo qua che fai fare il saluto. Dobbiamo ancora fare dei saluti. Ignazio da Crotone, Gabella Grande, ciao fratello, ciao Ignazio Gualtieri, un saluto a Teresita, alle tue signore e ovviamente alla famiglia Gualtieri. Ecco, è arrivato un cane. Vuoi un cane? Dove stai? Cane? Vieni qua. Cane. Eccolo qua. Dove è il cane? Cane, fallo salutare, avvicinalo, vieni qua, portalo davanti così lo vedono. Dai, forza. Vedete, ecco, questo è il cane di Raffaele. Come si chiama? Simba. Eccolo qua. Ciao Simba. Eccolo qua. Ciao Simba.
Buonasera, saluta Simba, saluta a tutti, saluta a tutti. Grazie, buonasera. Bravo, bravo, bravo. Hai visto? Hai fatto la brava, la bella figura, mo. Hai fatto una bella figura, che fa salutare al tuo cane. E adesso io faccio salutare anche dal mio, il mio Charlie. Un attimo che faccio salutare anche dal mio Charlie. Oh Charlie, sei pronto a salutare? Io ce l'ho sul mio telefonino. Vabbè, poi eventualmente se ho tempo lo faccio vedere. Charlie è il mio cane di compagnia. Quando ovviamente faccio vedere la foto, così magari quando sto con lui ci facciamo vedere le foto in momenti di coccole. È un cane che vuole essere coccolato, questo è il bello. Un cane che è coccolone, troppo coccolone. Infatti la foto l'ho chiamata Charlie il coccolone. Eccolo qua, Charlie il coccolone, eccolo qua. Ecco, stamattina c'era quell'arietta, quella pioggerellina, ce ne siamo andati a passeggio e quindi siamo andati a farci una bella passeggiata. Vabbè, continuiamo con i saluti che sono arrivati su WhatsApp, perché è giusto che dobbiamo salutare. Dicevo, il saluto al mio caro amico Ignazio, eccolo qua, a Teresita, a Angela, a Cosimo, a tutti gli altri. Stamattina sono andato a salutare e a trovare a Isabella Boccuzzi del caffè in corso al Cine De Gasperi, eccoli là. Poi ieri mattina il primo ad entrare nello stadio per seguire la partita è stato Alfonso, il primo in assoluto. Grazie Alfonso per essere venuto allo stadio ieri e aver fatto il tifo. Poi un saluto al mio caro amico Franco Di Leo e alla sua signora. Ciao Franco, un saluto alla tua signora. Un saluto al nostro Antonio Pellegrino, fratello. Ciao Antonio. C'è Raffaele che ti vuole salutare. Uè, bandò! Che gli altri testa, sai? Dipende da te, perché lui poi deve controllare a che ora ti ritiri, hai capito? Perché lui ti controlla. Poi sono andato dal CUP stamattina e ho trovato il mio amico Donato Di Leo. Ciao Donato! Sudore, posto fisso! Salutiamo. Poi salutiamo il nostro caro amico Franco Tenerelli e la signora Tenerelli del Paper Angel Caffè a Trani, in via Papa Giovanni Angolo, corso via Dolico Laragno. Eccolo qua. E poi saluto il mio amico di Senigallia, Savino Leuci. Brigadi, buonasera. Salutiamo il mio amico. E poi ancora la nostra simpaticissima Angela Valenziano, che ci dedica un buongiorno, una buonasera, una parola di conforto ogni momento. Ciao Angela, buona serata. Poi il mio caro amico Antonio Papa, addestratore animale di cani. È un grande addestratore con suo figlio. Guardate che bel cane hanno insieme. Un bellissimo cane che esegue gli ordini proprio con una certa... addestrato, molto bello. Poi ancora saluto il mio caro amico Giacomo Cosimo, Sara Zaccaria. Ciao Giacomo, ieri siamo stati insieme allo stadio, ti ha dato l'osso? E poi il saluto del nostro caro Antonello Ricci, Mefisto. Ciao Antonello, buonasera Antonello, ti saluta il nostro Raffaele, eccolo qua, ti saluta anche Raffaele. E poi salutiamo il nostro caro amico Enzo Rosina. Ciao Enzo, vai Enzo, un saluto alla tua signora. E ancora Valentina e la mamma Isabella, un bacio e un abbraccio fortissimo a questa splendida coppia di persone che sono veramente mamma e figlia, che hanno il sorriso sempre comunque stampato. Mi raccomando, sorridere sempre, come dice Renato Zero. Poi un altro saluto lo devo fare al nostro grande amico di radio, Franco Caputo. Ciao Franco, un saluto a Franco Caputo. Ciao Franco! Eccolo qua, mentre eravamo alla sede di Corso Imbriani. Guarda un po', quanti ricordi, quante trasmissioni. E poi un saluto particolare al mio caro amico Felice Scaringi, amico di scuola di tantissimi anni. Va bene, allora... E adesso Rafael dos Camposantos ci consiglia
qualche disco. Nel frattempo noi andiamo a cercare qualcosa nell'archivio musicale del nostro Enzo Laberinto, perché lui è una valanga di grandi successi. Allora, visto che siamo pronti per aspettare la sua richiesta del nostro Raffaele, adesso facciamo cantare il nostro Enzo Laberinto un boogie. Balliamo il boogie e allora porti la musica. Vai, ballando il boogie, ballando il boogie insieme a te. Ballando il boogie, ballando il boogie, ho visto che. Oh yeah! Quando tu balli ci metti tutta la tua fantasia, il sincronismo dei tuoi movimenti diventa magia. Ballando il boogie, ballando il boogie insieme a te. Ballando il boogie ho scoperto che quando tu ridi ti metti addosso la tua allegria, i movimenti dentro i sentimenti diventa poesia. Boogie, 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 io voglio ballare con te. Boogie, 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 tra una cabina e un caffè. Col tuo nasino al di su, boogie, 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 tu mi piaci sempre di più. Ballando il boogie, troverò col coraggio che io non ho. Perché ti amo, perché ti che sono pazzo di te. Sui carbone ardente per averti con me. Boogie, 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 io voglio ballare con te. Boogie, 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 tra una caipirina e un caffè. Boogie, 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 con quel nasino all'insù. Boogie, 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 tu mi piaci sempre di più. Vai dal boogie, baga! Boogie, 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 tra una caipirina e un caffè.
Ladies and gentlemen, Vittorio Cassinesi è presente a Radio Show. Condotto da Rapele con la partecipazione del barone Girasole in tournée. E qua voi gli auguri di oggi. Allora, come si chiama il titolo? Pace e bene a tutti!
caravan around the campfire light. A lovely woman in motion with hair as dark as night. Her eyes were like that of a cat in the dark that hypnotized me with love. She was a gypsy woman. She was a gypsy woman. She was a gypsy woman. She was a gypsy First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been, oh. Ooh. The way that things have been, oh. From a young age, stuck in my stockings, so the masses writing my poems for the few. They look at me, talk to me, shoot to me, feeling me, sending from heartache. Hey, you made me a, you made me a believer, believer. Hey, you break me down, you made me a believer, believer. The blood in my veins, oh. The blood in my veins, oh. But then never the devil of dabbing and flowing, inhibitor limited till it broke up and it rained down. It rained down.
proprio bella, veramente carina, simpatica, poi straordinaria. Benedetta Caretta ha una voce fantastica. Bene, vedo che si è collegato anche Danny Dragonetti. Uè, Danny, ciao Danny, ti saluto, ti faccio un grande abbraccio, e c'è anche il nostro Raffaele che ti vuole salutare. Danny, ciao Danny, buonasera Danny, buonasera, buonasera, e soprattutto ben ricollegato. Saluto Carlo Rossi. Carlo Rossi, ciao Carlo. Bene, ancora i saluti che sono diversi. Nel frattempo stavo cercando qualche altra canzone che mi hanno richiesto durante la trasmissione, e quindi volevo invitare i nostri amici innanzitutto a utilizzare il mio canale YouTube, che ovviamente è questo. Andate sul mio canale, ecco qua, vi faccio vedere come funziona. Andate su YouTube, cercate Vittorio Castinesi, cercatelo qui, e questo è il mio canale, ci sono tutti i video. Oggi ho inserito due disco show, eccoli qua, vi faccio un link dell'uno e dell'altro, in modo tale lo inserisco nei commenti, così potete tranquillamente andarli a vedere. Sono due disco show straordinari, davvero belli, che vi consiglio di andare a vederli. Un po' di musica internazionale, d'accordo, però assicuro che ci sono delle bellissime canzoni come quelle di Barry White, Village People, Giorgio Moroder, e chi più ne ha più ne metta. Beh, io con queste canzoni diciamo che ho trascorso la maggior parte della mia gioventù, e credo che molti di voi, se guarderanno questi due disco show, saranno sicuramente contentissimi di rivedere e di riascoltare soprattutto queste canzoni in quasi del tutto versione integrale, ma rigorosamente in vinile. Ecco qui le formazioni in campo. Ieri le state vedendo in questo momento, insieme con Saverio Dragonetti abbiamo fatto una bellissima diretta con Saverio durante l'incontro di calcio, che ripeto, ieri il Trani ha vinto 9-1 contro la Grumese, e la Puglia Trani delle donne ha vinto per 12-1. Complimenti alle nostre squadre. E poi qui anche potete vedere, ecco, guardate nel continuo di questa mia, diciamo, selezione, ecco, ci sono i saluti, i video, i mixage e tanti altri interventi. Qui per esempio ci sono gli auguri di Antonello Ricci a Giuseppe e il papà, eccolo qua. È permesso? Ma è un video. È un video. È vita, perché è per me. Tantissimi agrumi a tutti. Agrumi. Papà, diciamo papà. Madonna, papà, ma è vecchia, è del 19 marzo. Oh, a Comù. Tantissimi agrumi a tutti coloro, le colere, le quali porta il nome Giuseppe, tutti papà, Pinuccio, Pinuccia, Peppin, e Peppin, e giù Comune, ma fa tutto stato a tutto ufficio anagra, no abbiamo, poi dice che non ci sono i gatti, no perché stanno anche quelli che vanno dietro i gatti, no, se non firmano la liberatoria. Allora lei firma, un bacione Antonello, saluta il signore, buonasera. Buonasera, stanno per i cosi loro. Per i cosi loro, stanno per i loro. Auguri, così gli moiaci a mangiare. Ma è la festa del papà. Appunto, a me. Auguri papà. Auguri a me, a te, a tutti quanti, a tutta la razza nostra. Un bacio a tutti qua, mi raccomando, un bacio di birichioni. Ciao. Ciao. Stavo cercando di trovare un'altra cosa. Ah, si è collegata Marilena. Ciao Marilena, buonasera Marilena. Benvenuta la nostra Marilena, benvenuta anche da parte nostra nell'interno di Radio Show, mentre capita Fagiuolo il nostro Raffaele. Raffaele, hai trovato qualche altro disco, visto che ti sei messo gli occhiali? Che succede? Hai trovato qualcos'altro? Vediamo. Ecco. Lo dico. Ma c'è Parabel che chi d'occhial? Del cuore. Parabola non la sisini, chi d'occhiale. E non si mai, non posso dire più cantante sei. Cia del cuore. E quindi? È seguito da? Vediamo. Da? Toni Favilli. Chi? Toni Favilli è il cantante. Cia del mio cuore. Toni. Del cuore.
Sei sicuro che è Tony Favillo o Tony Favina? No. Leggi bene. Favilli. Va bene. Se sta sulle canzoni di Tony Favilli, non lo so. Cia 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 del cuore. Ma che cacchio li vai a trovare queste canzoni? Io non lo so. E non ce l'ho su queste richieste che tu mi fai. Mi trovi impreparato. Forse, probabilmente, senza Tony Favilli riusciamo a trovare un cia 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 del cuore. Vediamo un po' se c'è questo cia 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 del cuore. Allora, cia 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 del cuore. Ah, vediamo se questo ti può piacere, va bene? Se questo ti può piacere, va bene. Se ti può interessare, se no attaccati al tram. Salutiamo Rosita, ciao Rosita. Salutiamo Corrado di Villa Schinosa, buonasera. E adesso musica. Cia 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 del cuore dell'orchestra Luna d'Oriente. E c'è anche Guantanamera insieme, tutti e due. Ai 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 ai. Balla. Sono un ragazzo sincero. Da dove cresce la palma? Sono un ragazzo sincero. Da dove cresce la palma? E prima di morire io chiedo un verso puro dall'alma. Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. In giugno come in gennaio coltivo una rosa bianca, in giugno come in gennaio coltivo una rosa bianca, perché l'amico sincero mi dà la sua mano franca. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Un verso di un verde chiaro, uno di un cremisi acceso. Un verso di un verde chiaro, uno di un cremisi acceso. È come un cervo ferito che cerca pace nell'alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Strappi il cuore e la mia vita è ferita. Per te che mi strappi il cuore e la mia vita è ferita. Coltivo una rosa bianca e non il cardo e l'ortica. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Chica chica boom. Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera.
bandiera. Bello, bello, mi piace, un cia-cia-cia d'Oriente proprio. Guaira Guantanamera con il cia-cia-cia del cuore. Bene, l'orchestra Luna d'Oriente, sono andato a beccare questa orchestra che sinceramente ha diversi temi, belli, belli anche, tra l'altro. Fanno parte di una playlist cantando, ballando e ce ne sono tante, tantissime canzoni, come per esempio... Carles Whispers, che ti devo dire, una pizzica, vuoi la pizzica, eh? Vuoi la pizzica? Vuoi la pizzica, Raffaele? La pizzica, sì, andiamo con la pizzica, facciamo una bella pizzica, via, con la pizzica si va avanti, signori e signori. Prego signora, prego signori. Tagliati la chipetta, chi faccia di vostetta, tagliati la chipetta, chi faccia di vostetta, tagliati la chifina, mi pare una giullina, tagliati la chifina, mi pare una giullina. Tagliati la nasciata, tagliata spinnacchiata, tagliati la nasciata, tagliata spinnacchiata, tagliata la cutta giacca, mi pare una ciabacca, tagliati la cutta giacca, mi pare una ciabacca. Una bella pizzica ci sta proprio a pennello in questa nostra trasmissione. Beh, siamo arrivati alla conclusione, 58 minuti di trasmissione, penso che siano più che sufficienti. Non abbiamo detto un modo di dire in dialetto tranese, Raffaele, Raffaele, diamo un modo un po' di tranese, un po' di proverbi, un po' di modi di dire, delle cose che fanno... come dire, fanno piacere. Senti, allora sentiamo una poesia di Nunzio Corrado che scrive una poesia intitolata Il calcio a Trani, visto che ieri è stata una giornata di calcio straordinaria, fantastica, abbiamo avuto una bellissima domenica dedicata al calcio. Beh, qui si fa riferimento a fatti storici della nostra città di Trani, quando il calcio di Trani veramente contava, e quindi oggi credo che dopo aver avuto un risultato come quello di ieri, 9-1 la SD città di Trani contro la Grumese, 12-1 contro il Catania la Puglia Trani, beh, mi sembra giusto dedicare una poesia in dialetto tranese, sì che riporta ai vecchi fasti del calcio di Trani di una volta, ma che comunque vorrebbe essere, come dire, un monito a voler andare sempre meglio. Oh, Antonio Papa, Antonio, adesso ti colleghi, potevi collegarti prima che ti ho fatto un saluto straordinario a te, tuo figlio e anche a tutta la tua associazione. Vabbè, sei sempre in tempo. Dedichiamo questa Il calcio a Trani di Antonio, di Nunzio Corrado. Nunzio Corrado, stavo per dire Antonio Corraro, che saluto, è il nostro amico Antonio Corraro, eccolo qua, Il calcio a Trani per voi, declamata e scritta da Nunzio Corrado. Un calcio a Trani a tutto lo tifoso a Macesus, un seccio che è stato arrabbiato, ma non vi preoccupate, ce l'ha mai fissa un day, una volta a Bonzo l'ha mai fissa capire. Non volemo commissarie, perché tutto è volato all'aereo. Volemo un consiglio, come allo tempo di cerchirlo. Avaste gente competente, che lo te fosse che non stai contento. Da quando stavo sorrendo, non si è capito più niente. Ma può tenerlo preto, e non facciamo altro a retrocedere. A cominciare il purgatorio, ma non la serie B la sapevo a memoria.
sei mi calpestato, ma di sto due non ce n'hanno scordato. Affrontiamo tante battaglie, ma un uomo di treno ce l'è tutta l'Italia, specialmente sui pacchi di campo, a davvero che mettavano sempre. Quando vedemmo chi di maglietta, ci ricordiamo il tempo di freschetta, a me stando la serie della cadetta, e non ci trovavamo su quella squadretta. Vincemmo il campionato, e treni si sentavano rate, orizzonte si tagliava me stesso, e tutta treni era su due pezzi. E abbiamo avuto la gloria, ma sto due lo sapevo a memoria. Ma ho senza gelosia, che satrana che menza a comparei. Stanno sti menelli, che davvero non t'arrena. Ritorniamo su pacchi di campo, a davvero che ti sento bene uccello. Abitai tanto tranese, che ha visto Claudio in questo paese. Io ero chi di figlia, che avevo trovato lontano tanti amici. Dopo tanti anni, avevo sentito terza che la carne. Qualche greta avevo cercato, ma qualche lego mi avevo scoppiato. Do cuore, o sentivo questo rumore, e hai un paese che nasciste, ma purtroppo va lontanista, non dove una paese, ma che sacrano la sentenza in dalle paese, pure che è stato lontano, senza sempre vinto sta bella trana. Mamma mia che bella che è, non l'avevo mai sentita. Beh, questa volta, beh, posso dire che Nunzio Corrado mi ha veramente meravigliato. Grazie Nunzio, questa è una vecchissima poesia, vi posso assicurare, faceva parte di una cassetta, vecchie cassette che sono reperibili sul canale YouTube. Se andate sul mio canale YouTube trovate poesia in dialetto tranese, Nunzio Corrado, le troverete tutte. Il link ve l'ho già messo nei commenti, quindi non vi perdete in chiacchiere, andatevi a dare un'occhiata. Mentre adesso siamo arrivati al termine della puntata di oggi, grazie naturalmente a chi ci ha seguito, un grazie speciale lo devo fare a tutti i nostri partecipanti e collaboratori che come sempre fanno parte della nostra diretta, come per esempio Bianco Yogurt Caffè in via Ogni Santi 114 a Trani, Delta Informatica di Nicola De Lucia in via Istria 23 a Trani, che è anche provider esportero di Noia Energia, Isabel di Tutto e di Più, uomo, donna e bambino in via Postumia numero 2 a Trani, un saluto a Giuseppe Leone, un saluto a Mimmo Ferreri e la sua signora Lisa, Tiberio, Luisa e Lu Smile e tutti i nostri amici che seguono Città di Trani in diretta con il portale sia su Facebook, sia su internet, sia su Instagram. Bene, a questo ovviamente aggiungo i saluti a tutti i nostri amici collegati, Antonio, Corrado, Luigi, Rosita, Marilena, Daniele, Carlo, Deni, Maria, Orazio, Enza, Gianni, Pina, Nicolò, Michele e poi ovviamente ancora tanti, tantissimi auguri di buon compleanno a tutti quei nostri amici che oggi festeggiano questa ricorrenza importante. Che hanno ascoltato e seguito la puntata, come Florinda, Enzo Di Cugno, Francesco, Rosa, Michele, Nicolò, Dino Marinaro, Rosaria De Lucia, Enza Tenerelli, Fanuccio Fiantanese, Antonella Cancelliere, Enzo Miranda e Antonietta Ricciardi. Grazie al nostro Raffaele, noi ci sentiamo alla prossima occasione. Buona serata Raffaele, questa sera che cosa... Buona serata! Che programmi hai per stasera? Che programmi hai? Te ne sei andato, tu e il cane? Non si sa. Non si sa, vabbè.
a sorpresa. Ricordiamo l'appuntamento, ricordiamo sempre l'appuntamento di sabato prossimo, siamo sì in anticipo, però è meglio ricordarvelo già da adesso, così magari vi prendete un appunto. Al Lido Albatros Karaoke Party Night, formula vincente del sabato sera, c'è un DJ set con Lele Procida e io, Vittorio Cassinesi. Iniziamo alle ore 21, da mezzanotte poi si balla. Se volete prenotare 0883654962 oppure 339741878. Il Lido Albatros si trova a Margherita di Savoia, sul lungomare Cristoforo Colombo. Io vi do appuntamento alla prossima occasione cantandovi questa bella canzone che dedico a tutti voi. Waglio! 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 Un saluto a Franco Capogrosso! Ai sembra che mondate che mezza sta via, non mangia più, non dorme più che potrebbe. Quei vecchiere che viene a di sta gelosia, tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi tuo papà? Ora abbraccia tu mamma, non mi scelgo vecchiere, nella tutta verità, a mamma da può capire. E passa e spazza sotto su barcone, ma tu sei un guaglione. Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Che mi sei capo, voglio un pallone, voglio un pallone. Che buona di sti lacrime, a te non mi fa ridere. Ora in braccio a tua mamma, non posso piacere. E la tutta verità, a mamma che può capire. Non è pittà, non ha liscia sti mostacilla, non ne pensa, non so per te che l'occhio è bella, non ne pensava pazzia, che voglio gella, non da lì, che ti inguaierei, che ti inguaia, e desidera passare, con la bella piccere, a se ho dici da papà, e sa come va per te. E passa e spazza sotto su balcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che da mi sei capa, vai un pallone. Che buona di sti lacrime, a te non lo fa ridere. Ora grazie a mamma, un po' scemo piccere. Era tutta verità, la mamma non può capire. Chi desidera basà, corda della piccere, caso dice la papà, e sa come va per lì. Ai sembra ca, onda de ca, metta sta via. Non mangia più, non dorme più, chi to papà, oh, oh, papà. Grazie a tutti, ciao e alla prossima occasione di Radio Show. Yo 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 yo.